Il Comitato Notav Mamme di Marco. Siamo qui, come vedete, di fianco alla trivella, che ci tengo a precisare, inattiva e inoperante. E questa trivella è qui per, al di là di tutto quello che è stato detto diciamo, in questi 2 giorni per i cantieri del quadruplicamento della ferrovia, quindi i cantieri del TAV. Questa trivella ha già fatto dei carotaggi 3-4 giorni fa ai Lavini, poi si è spostata qua e noi da ieri mattina alle 7 siamo qua e abbiamo impedito, diciamo, che i lavori proseguissero. Quando siamo arrivati sul posto abbiamo visto che oltretutto è abusivo in tutto e per tutto, non ci sono sicurezze, non ci sono nastri, non ci sono cartelli, non c'è nulla, per cui abbiamo chiamato la Polizia Municipale, la quale è venuta e ha fatto gli accertamenti del caso. Da lì in poi, insomma, diciamo, noi siamo qua, non ci muoviamo, abbiamo in ballo parecchie iniziative, c'è stata molta partecipazione anche da parte dei cittadini di Marco e non solo, perché diciamo, sono passati di qua da ieri a oggi tutti in ottave, non solo dalla Vis, Besenello, Rovereto fino ad Ala, per cui c'è tutta la tratta diciamo, interessata dall'alta velocità. Le prossime iniziative sono da domani una camminata nei cantieri e laddove hanno già posizionato i picchetti per quelli che sono i carotaggi, secondo loro, che devono ancora fare, sempre per l'alta velocità. E lunedì mattina ci sarà un sopralluogo e noi attendiamo che questa trivella se ne vada da casa nostra e se ne vada da un'altra parte. E giovedì sera ci sarà una grande assemblea all'auditorium di Marco per fare il punto della situazione. E noi diciamo ai trentini di giudicare loro quelle che sono state le dichiarazioni diciamo, dei vari politici, dalla provincia che dice che qui stanno facendo delle barriere antirumore, una versione, l'altra versione che è quella che ha scritto il proprietario, l'allargamento del ponte, al sindaco che dice che sono lavori di ordinaria manutenzione. Secondo loro quest'opera ci porta in Europa perché è un'opera importante, perché non dicono chiaramente allora cosa stanno facendo e la supportano e la argomentano. Noi invitiamo tutti, tutti, proprio tutti sono utili in questo momento nella nostra battaglia perché veramente siamo stufi di essere presi in giro e di vedere oltre che devastato il nostro territorio, veramente sbeffeggiato. La legalità quando si tratta delle amministrazioni non esiste più, la legalità evidentemente deve essere solo per i cittadini.